Ciao a tutti amici, benvenuti su questo mio nuovo video. Siamo su Empire Total War con una bella Italia unita e le nostre colonie. Nello scorso episodio abbiamo conquistato tipo l'Italia e abbiamo preso la Sardegna, che l'abbiamo comprata proprio all'ultimo secondo. Ho detto proviamo, proviamo, proviamo. Quindi abbiamo queste tre colonie, abbiamo l'Italia unita finalmente e qui c'è i cavalieri di San Giovanni che hanno preso Atene adesso. Noi, il nostro obiettivo sarebbe riprendere il Cina, Egitto e la Palestina per aiutare i cavalieri di San Giovanni. Hanno ancora Istanbul. I cavalieri di San Giovanni adesso hanno un bel territorio, come potete ben vedere. Anche l'Anatolia, è vero. Mentre l'Impero Ottomano ha ancora la Mesopotamia, quindi l'Iraq e l'Armenia, ed è alleata con l'Impero Persiano. Regus mi ha detto che avevamo prendi il Marocco, che penso che lo comprerò, e dipende in Cina e Egitto. Saluto Mister Regus e seguirò il suo consiglio. Pronto hanno questi due eserciti, però c'è un problema. La situazione è molto grave ancora, perché se io mando via l'esercito succederebbe qualcosa. Ora, come potete ben vedere, ci sono nuove città. Forse ora avete capito che sto parlando sopra in video, perché c'è stato un problema, cioè che la musica è andata sopra. Mentre io parlavo, cioè una musica molto più alta, mentre la mia voce era un po' più era bassa, quindi non si sentirà niente. Quindi per questo sto parlando sopra un video. E l'impero persiano, quando ormai non mi fa manco più paura, qua sto vedendo una situazione nelle Americhe e anche in India. Quindi l'impero Mogul è stato completamente distrutto, mentre qui ci sono ancora gli indiani, una cosa importante. Il Messico non esiste più. Quindi c'è completamente una nuova Spagna, oppure una Spagna, non lo so, penso una nuova Spagna. Poi ci sono i pirati che hanno con le due isole così a caso, anche se potrebbe anche provare a conquistare qualche altra isola, qualcos'altro, no? Non lo so. Però, vabbè. Va bene, adesso siamo tornati in Europa. E adesso qua c'è un nuovo porto in Sardegna, quindi ci mettiamo una bella peschiera locale. E una tecnica per aumentare la felicità in Africa è di mettere scuole ecclesiastiche o magistrati, così aumenterà la felicità sia per i ceti inferiori che anche quelli superiori, che anche quelli nobili. Più di felicità, a me va bene se c'è la felicità, quindi nessun problema. Prima di sviluppare i porti, voglio prima vedere cosa posso migliorare da queste parti. Ok, qua sto sviluppando le infrastrutture. No, per il momento le scuole no, in università, perché sennò avrò poca felicità. Le fornaci. Bene, ottimo. Facciamo questo. Qui siamo in una scuola, ma qua c'è un ospedale militare. Ottimo, quindi se vado qua posso addestrare i veterani. Dove sono? Qui, ecco qua, veterani di guerra. Bene, ora migliorano i porti. In questo caso uno, eliminiamo questo e basta, ok. Sì. Poi costruiamo una chiesa, useremo più uno di felicità e a me va più che bene. Siamo andati con questo In attesa di esercito. altri Avanti! Per il ordini. paese E la corona! sono di Correggiano, Sì, ok. Vabbè, quindi capitano. andiamo su queste quattro galee e li porteremo qui. Ottimo. Bergero guerra. Andiamo. Vuoi la Persia? Sì, la volontà di andare. Sì. Ah, ecco, questo esercito mi serve già da qua. Mi Allarmi! In attesa di ordini. metto da qua. Ma perché? Cioè, non ci passi? Ma davvero?
Siamo pronti. Ma... Sì, mio sire. Okay. Flotta pronta. Tutti in coperta. Ordini. Tutti in coperta. La nave è in condizioni perfette, capitano. Da piacere. Sentiamo questi, sì, qua. Sì, capitano. Qui. Gettare l'ancora. Non c'è nessuno? Interessante. Va bene. Assedio in corso. Battaglioni pronti. Insediamento sotto assedio. Ce la facciamo, dai. Bene. È crashato. Ricominciamo. Signore, pronti alla battaglia! Crashato. È stata una vittoria bellissima perché solo 250 uomini. Suonate la carica! Beh, raga, è stata in attesa di una vittoria. Preparate le truppe alla battaglia! È stata una vittoria molto bella, mi è piaciuta un sacco. Ora bisogna pensare a ricostruire per poter comprare qui la felicità a livelli medio alti. E ragazzi, l'episodio finisce qua. Signore, abbiamo un Egitto, non è un territorio da sottovalutare, anzi è un territorio molto buono, molto buono. E qua ci facciamo una bella spuma ecclesiastica. E bene ragazzi, il video finisce qua, spero che il video vi sia piaciuto e ciao ragazzi.